collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Ponte di Legno, Tonale, Valle del Chiese, Paganella Schi, Alpe Cimbra Folgaria Lavarone, Val di Sole. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di S4, il talk show di Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. Puntata questa, tutta dedicata alla presentazione della stagione 2019, di questa estate bellissima, un'estate meravigliosa per quanto riguarda la montagna e l'offerta outdoor. I nostri quattro amici ci hanno già presentato nella prima parte le grandi novità di questa estate. Continuiamo a scoprire cosa ci aspetta in questa stagione estiva con Tullio Serafini, operatore pubblico, diciamo un amministratore pubblico, maestro di sci, nonché neo presidente dell'azienda per il turismo di Madoni Campidio Pinzolo Rendena, una tradizione, una rarità importante. Abbiamo parlato di sci, di sport, ma diciamo Madoni Campidio è un territorio centenario che per questa estate fa tanti eventi. Abbiamo detto in apertura che siete nati con l'estate, una certa principessa Sissi è venuta a fare le vacanze da voi oltre 100 anni fa, ci sarà un motivo per questo, no? Sì, diciamo che l'estate presenta ovviamente più possibilità di offerta, no? Se solo inverno siamo molto legati al mondo della neve e dello sci, in estate ci sono tante altre situazioni a cui si può fare riferimento. Noi abbiamo una grossa impegno che ha l'azienda, è diciamo rivolto verso quello che è la ruralità e le tradizioni e anche il gourmet che su tutto il territorio della valle si può trovare. Per quanto riguarda la ruralità, una cosa a cui tanto teniamo sono il cercare di portare l'ospite, per esempio, all'alpeggio, no? C'è un progetto che si chiama Albe in Malga, dove i nostri ospiti vengono portati all'alpeggio e lì li si rende partecipi di quella che è la vita del contadino, della trasformazione del latte, della trasformazione del formaggio e poi di fare colazione a chilometro zero con prodotti buoni, con i prodotti tipici, già pregusto, già del posto. Latte bello cremoso, eh? Esatto, appena munto. Infatti possono vedere l'arte della mungitura, insomma tutte cose che danno delle belle emozioni, credo, per gente che poi vive la proprio città. Proprio questo che stiamo vedendo. Abbiamo visto anche delle immagini, scusami, cena stellata in telecabina, una cena in telecabina negli impianti di... Esatto, quest'anno per la seconda, per il secondo anno ci sarà questo evento che si svolgerà ai primi di agosto, dove degli chef stellati prepareranno dei piatti gourmet e gli ospiti potranno salire in cabinovia fare il percorso e gustare questi piatti preparati appunto da chef stellati. Un altro progetto importante a cui noi teniamo è un po' la valorizzazione dei prodotti tipici locali. La razza Rendena, che è la nostra mucca di Rendena, è stata riconosciuta... Era famosa per cosa? È stata riconosciuta come Presidio Slow Food, che è quell'associazione che difende e protegge a livello mondiale i prodotti e i piccoli produttori. A proposito di bellezze tipiche, abbiamo visto la bellissima Loredana Bonazza, che lei è una tipica bellezza. Loredana è una nostra collaboratrice, sì. Diciamo, questa è la mucca Rendena, ecco, sono due cose diverse, però sono tutte cose belle di questo territorio. Prenotarsi subito per chi fa la cena stellata in telecabina, perché immagino che li possono imitati, sì, in base alle telecabine. In base alle cabine, quindi sì. Questo, a parte le battute di pessimo, pessimo cosa, però diciamo andiamo avanti, ogni tanto succede il bello della diretta. La Valle del Chiese con l'amico Diego, Communication Manager di questo territorio, abbiamo presentato la valle appunto che parte dal Lago d'Idro e va fino alle Dolomiti di Brenta. Voi siete famosi per la pesca, uno dei pochi territori. Sì, per la pesca, e devo dire che ringrazio il presidente Serafini perché in realtà ci ha dato un lancio fantastico anche per la Valle del Chiese. Non a caso quello è un territorio unico, ma il tema delle malghe, delle albe in malga, la possibilità di visitare le malghe, la possibilità di assaggiare i formaggi, il latte, ce l'abbiamo anche noi. E voi avete l'acqua, che ricordiamo, perché la neve di Campidio, quando scioglie d'estate, diventa acqua la Valle del Chiese, giusto? Sì, una buona parte.
la Paglia. Diciamo che Sarca e Chiese sono i due fiumi, noi abbiamo il Chiese, abbiamo il lago di Roncone dove c'è il Luccio, e questo è veramente uno dei patrimoni di pesca più importanti a livello internazionale. Stiamo lanciando anche il tema delle competizioni, quindi adesso a giugno avremo una gara riservata agli appassionati del Trentino, a settembre due gare per il Veneto, ma c'è la possibilità di pescare praticamente tutto l'anno, ci sono dei periodi di pesca che partono. È importante che voi siete voti per la no kill, giusto? No kill, esatto, è un tema molto significativo, cioè è una lotta col pesce, il pesce poi viene liberato. Devo dire che ci sta dando dei grandi risultati, perché abbiamo quadruplicato negli ultimi anni il numero di licenze di vendita, c'è la possibilità di acquistare la postazione direttamente col telefonino, un po' come avviene con l'applicazione, come si fa con il biglietto d'aereo di treno. Quindi uno parte da Milano, da qualsiasi parte del mondo, si prenota la propria piazzola, arriva e pesca tranquillamente. D'altronde la Valle del Chiese prende il nome dal Chiese, che è il fiume che arriva sul lago d'Idro, che parte dalle montagne della Carealto, Val di Fumo, poi la vedremo. Eccola qua, una valle meravigliosa, lo dicevo prima, una valle che è sicuramente tra le più affascinanti dell'intero arco alpino. Grazie a Diego De Carli, andiamo con Stefania Schir, che è la responsabile degli eventi dell'Alpe Cimbra, questa valle bellissima, questa valle, questo altopiano, vicino da Noncrede, perché si arriva a Roveretto, in 10 km si arriva a Folgaria, poi Lavarone col suo bellissimo lago e Luserna. Avete anche voi, abbiamo presentato gli eventi, Stefania, ma avete anche tante offerte per la famiglia, anche voi avete, esatto, diciamo, un occhio di riguardo per le tante famiglie italiane. Questo è il bellissimo lago di Lavarone, amato dall'Arciduca d'Austria. C'è un bellissimo albergo che era l'ex residenza anche voi della famiglia degli Habsburg, e poi questo lago che è unico tra i pochi bellissimi in Italia. Esatto, anche questo peraltro è bandiera blu. Il nostro territorio è vocato alla famiglia, in realtà abbiamo sia un marchio che caratterizza alcune strutture alberghiere che garantiscono quindi dei servizi appositamente per le famiglie, il marchio Family Emotion, che caratterizza gli alberghi che offrono un servizio di animazione per due fasce di età, i bambini più piccoli e da quest'anno la fascia, diciamo, degli adolescenti. È un territorio in generale family, quindi adatto a tutta una serie di attività, partendo dall'avviamento al trekking, al golf, all'outdoor, che culmina, come si vede nelle immagini, con il Festival del Gioco. Durante una settimana, quest'anno dal 21 al 27 luglio, prendono vita Perti, Fli Flick e i personaggi della fiaba dell'Alpe Cimbra, e durante un'intera settimana, iscrivendosi, è possibile partecipare alle varie attività organizzate sia nella zona di Folgaria, di Lavarone e di Luserna, e che permettono. Questo è il centro di Folgaria, giusto se non sbaglio? Esatto, no? Questo è il centro di Folgaria, e le immagini che si vedono ora riprendono. Noi lo diciamo sempre che è il centro commerciale più aperto, più bello, più lungo, diciamo, del Trentino, nel senso che c'è un lungo vialone pedonale. Chiusi. E quindi invece questo è bellissimo, come sono belle le montagne che vediamo proprio vicino a Folgaria, fra Luserna e Lavarone. Esatto, a proposito del centro di Folgaria abbiamo due appuntamenti, il 13 luglio e il 14 agosto, relativi alle due notti bianche di Folgaria, che riproponiamo anche quest'anno come appuntamenti di vita mondana per tutti quanti. Grazie a Stefania Schi, responsabile degli eventi della bellissima Alpe Cimbra. Quanto è importante, Giancarlo, che è il direttore dell'azienda per il turismo della Val di Fiemme, l'offerta per la famiglia nella proposta turistica di un territorio? Anche voi siete all'avanguardia su questo, Giancarlo. Sì, la Val di Fiemme veramente è stata ha percorso i tempi nella valorizzazione del territorio in chiave family. E mi piace ricordare quanto la Fiemme Motion Card, cioè la card multiservizi che i nostri ospiti ricevono gratuitamente, aiuti i nostri ospiti alla scoperta del territorio. La montagna va scoperta, la montagna va vissuta, è un'esperienza continua, quotidiana, e evidentemente il gioco è l'elemento che più facilmente può avvicinare i bambini, i nostri figli, gli adolescenti a conoscere le tradizioni di un territorio. È un percorso veramente entusiasmante, è un percorso che riempie l'anima
e le immagini danno già un'idea di quello che può essere l'esperienza che i bambini possono trascorrere con i loro genitori nelle nostre vallate, nelle nostre montagne, in particolar modo nella Val di Fiemme. E per valorizzare ulteriormente questo prodotto abbiamo deciso di coinvolgere degli esperti in materia e con l'amico Armando Traverso, uno dei principali e più importanti giornalisti RAI italiani nel mondo della famiglia, abbiamo deciso di organizzare 2 settimane che andranno dal 23 di giugno fino al 7 di luglio, durante i quali cabarettisti e grandi attori del mondo dei bambini intratterranno gli ospiti la sera e poi accompagneranno i bambini alla scoperta del territorio il giorno dopo. Sono 2 settimane intense, ricche di attività, con delle agevolazioni anche per quanto riguarda i prezzi legate alle famiglie. Quindi, diciamo un'offerta, Giancarlo, scusa se ti interrompo, che prosegue, perché siete forti anche d'inverno su questo, avete lo zecchino d'oro, avete lo Skiri, che è una delle gare di sci di fondo per i bambini più importanti, insomma avete una grande cultura, poi adesso qui vediamo anche il volleyball, quindi siete sport molto seguiti dai giovani, giusto, dai ragazzi? Sì, assolutamente, tutte le attività che abbiamo citato sono accessibili e facilmente fruibili attraverso la card. La card è davvero uno strumento unico che le valli del Trentino possono offrire ai propri ospiti. In Val di Fiemme la card include anche l'utilizzo degli impianti di risalita, quindi veramente una vacanza tutto tondo, una vacanza accessibile, una vacanza che è davvero un'opportunità imperdibile per gli ospiti che desiderano di fare qualcosa di indimenticabile. Questa card che abbiamo già presentato, una card che permette a chi va nella bici a Val di Fiemme avere diritto a un sacco di opportunità, come ci ha presentato l'amico Giancarlo. Torniamo alla parte occidentale del Trentino. Abbiamo parlato, Tullio, di neve, di offerta trekking, di ruralità, di tradizione, di wellness, di tutto mountain bike, tutto quello che offrite come voi, come Madonna di Campiglio, Pinzone Varrendena, ma anche la cultura è importante per il vostro territorio. Avete preparato una lunga serie di eventi per questo tema che piace sempre di più. Non sembra, ma ci sono tanti italiani che piace, sembra... Sì, diciamo che hai detto bene, Floriano, ci sono tante possibilità per lo sportivo, per l'amante della montagna, però è importante dare rilevanza anche all'aspetto culturale, oltre alle tradizioni che ci sono e ogni ospite può prendere visione, insomma, delle varie attività che si svolgono su tutta la valle. Ci sono 2 eventi su tutti che noi organizziamo da qualche anno a questa parte. Uno è il Festival Mistero dei Monti, che è arrivato alla sua 17ª edizione, ed è una settimana che si svolge nei primi 10 giorni di agosto, dal 3 di agosto al 13 di agosto, dove ci saranno degli incontri con personaggi di spessore, dai giornalisti, politici, intellettuali, storici, e ci saranno dei confronti, dei dibattiti. Sarà itinerante perché verrà svolto sia in ambienti, diciamo, sale congressi, centri, ma anche all'aperto. E per citare, insomma, qualche personaggio dello scorso anno, abbiamo avuto la visita del professor Rodotà, che adesso purtroppo ci ha lasciati, giornalisti di rilievo nazionale, cioè, e internazionale. Come vediamo nelle immagini, in quota. Questo invece riguarda i suoni delle Dolomiti, anche questo un evento che... Una serie di concerti in alta quota. Concerti che vengono fatti in alta quota su tutto il Trentino. Noi quest'anno si svolgeranno anche questi nel mese di settembre. E il tema, perché ogni anno c'è un tema definito, e diciamo una regione del mondo definita, quest'anno è stato preso a riferimento il Brasile, la musica brasiliana, insomma verranno fatte... Tanta samba nella bellissima Varrendena, Madonna di Campiglio, già pregusto il giorno, invitami, sono in pole position. Però non ci sono le ballerine. Non ci sono le ballerine di salsa, vabbè, peccato, però è un motivo in più, insomma il Brasile, scherzi a parte, ha una grande cultura punto di vista della musica, è chiaro, avete ospiti da 50 paesi, è chiaro che arriva anche qualche brasiliano, ed è giusto fare questa scelta. Complimenti a Tullio, il nuovo presidente dell'azienda per il turismo. La Valle del Chiesa è famosa per il suo lago d'Idro, per essere al cospetto delle Dolomiti di Brenta, ma è famosa anche per la Valle del Fumo, questa valle ancora incontaminata che parte dalla Valle del Chiesa e arriva fino al Carre Alto. Esatto, Val di Fumo, come abbiamo già detto, valle meravigliosa, tra le più belle sicuramente delle Alpi. Io vorrei in pillole dare una sintesi dell'estate, così chiudiamo bene questa puntata. Vi ricordo il nostro sito visitchiese.it, la nuova direttrice Silvia Alberti con la presidente Daiana
Adriana Cominotti ci stanno lavorando, lì si può trovare tutto quello di cui vi sto parlando ora. Dicevamo due laghi, bandiera blu, quindi certificati, Bondone, il borgo di Bondone nei borghi più belli d'Italia, l'Acqua Club, la possibilità di fare attività natatoria e anche all'aria aperta a Condino, poi i due forti, Forte Larino, Forte Corno, i castelli, li stiamo vedendo, quelli legati all'Odron, Castel Romano, Castel San Giovanni, il Rio Caino, un'area dove tu vedi come si lavorava il ferro 300-400 anni fa, Casa Marascalchi, la tradizione, la vita della Valle del Chiese di quegli anni, sempre del 5-600, e poi le malghe in quota, e poi la possibilità Scusami, un territorio sorriato, la Val di Daone. La Val di Daone con il boulder, che è una delle altre grandi specialità. Me l'ero dimenticata prima, che è un'altra caratteristica, sono le cascate, abbiamo molte cascate inserite nell'ambiente, la ciclabile sul fondovalle, quindi la possibilità veramente sia per le famiglie sia per i grandi esperti di poter pedalare e muoversi, tenendo conto che la Valle del Chiese in questo momento è interconnessa a nord con Tione la Varendena e a est con la Val di Ledro e quindi direttamente col Lago di Garda e a sud con la provincia di Brescia. È un polmone importante anche per chi pratica la mountain bike, e anche qui si già molto bene, come vendiamo con la famosa la polenta e i canedali, qui siamo a Rifugio Val di Fumo, uno dei posti veramente più affascinanti, credo che le immagini parlano da sole. Grazie a Diego De Carli, abbiamo presentato nella prima parte diciamo le offerte dell'Alpe Cimbra, ma sono tanti, Stefano, gli eventi sportivi che fate per quest'estate 2019. Sì, partiamo ancora inizio giugno con la leggendaria 100 km dei Forti, una gara di mountain bike che si snoda lungo le tre zone di Folgaria, Lavarone e Luserna, e che permette di passare lungo le famose sette fortezze del nostro territorio. Proseguiamo poi con altri eventi, un paio li ho citati prima, le due notti bianche, il 13 luglio, il 14 agosto, abbiamo il Festival del Gioco dal 21 al 27 luglio e abbiamo anche noi degli appuntamenti legati all'Alba in Malga, dove le famiglie dopo, come dire, una levataccia, si possono spostare nelle malghe del nostro territorio, mungere le mucche, partecipare quindi alla vita degli allevatori del nostro territorio, peraltro preparando il formaggio. Abbiamo anche altri eventi nel corso del mese di agosto, uno dei più famosi al quale siamo molto legati è l'evento dei fuochi d'artificio sul lago di Lavarone. La nostra estate poi prosegue nel mese di settembre con alcune gare di mountain bike, tra cui l'up and downhill, e terminiamo quest'anno riprendendo un evento molto caro ai nostri ospiti più affezionati, la Brava Part, che è previsto per il 29 di settembre. Brava, ogni settimana part, c'è qualcosa praticamente. Esatto, la Brava Part era una strega. Abbiamo visto anche il golf, quindi tante gare di golf. Tante gare di golf. Che quando ci saranno i 40 gradi, che ormai sono sempre più tipici, so che tanta gente dal Lago di Garda viene su a fare, a giocare a golf. A giocare, a fare una partitina a golf, esatto. Grazie a Stefania Schi, quindi una bellissima opportunità, come tanti sono gli eventi che fate nella Val di Fiemme. La scorsa settimana abbiamo parlato della Marcia Longa con il presidente Angelo Corradini, con Davide il nuovo direttore generale, abbiamo visto le immagini del volley, avete la nazionale italiana di volley, ma è la Marcia Longa, Giancarlo, sono i vostri eventi sportivi più importanti. Sì, la valle è ricca di eventi, ogni giorno praticamente durante l'estate si susseguono appuntamenti e intrattenimenti di altissimo profilo, ma gli eventi che hai citato tu sono qualcosa di speciale. Nelle immagini vediamo la nazionale maschile di volley che si sta allenando a Cavalese e che sarà ospite anche quest'anno assieme alla nazionale femminile. Già con i primi giorni di maggio ospiteremo il ritiro in preparazione degli appuntamenti della squadra nazionale, e per gli amanti del volley evidentemente le tappe di allenamento della nazionale maschile e femminile in Val di Fiemme sono imperdibili. Numerose saranno anche le amichevoli, per cui tutti gli amanti del volley sono graditi ospiti in Valle di Fiemme. D'altronde avete una cultura che la squadra di Trento, il capoluogo del Trentino, bravissimo, è una delle più forti, no? L'Itas Volley è sicuramente una delle squadre che svolge un ruolo fondamentale nel campionato volley nazionale, e la tradizione trentina si concretizza in Val di Fiemme con l'ospitalità della squadra nazionale. E un altro evento fondamentale, evidentemente in versione elaborato estiva, è la Marcia Longa. Qui vediamo le immagini della Marcia Longa invernale,
che si è triplicata non solo marcia lunga ski, di cross country, di sci di fondo, ma anche marcia lunga cycling e marcia lunga running. Un weekend ricchissimo di appuntamenti per gli amanti della bici, il primo di giugno, perché non solo transiterà il Giro d'Italia, che scendendo dal Passo Mangan raggiungerà poi il Passo Rolle, quindi la valle si vestirà di rosa, ma il 2 di giugno si svolgerà la marcia lunga cycling, una gara top per gli amanti dilettantistici nel mondo della bici, la marcia lunga craft. Qui vediamo le immagini. Ecco, praticamente, però quest'anno grande novità, l'abbiamo già lanciata la scorsa settimana, col percorso all'incontrario da Predazzo, partenza, si va verso la Val di Fassa, si sale il Costa Lunga, Valdega, dopo 80 km si Pampeago, si torna a Predazzo, poi chi vuole fa il percorso lungo, va ancora a Moena, passa San Pellegrino Valles e arriva a Predazzo. Tanta roba, come si dice. Davvero tanta roba, due percorsi, uno un pochino più accessibile di 80 km, uno quello completo piuttosto di 135 km, qui bellissime immagini degli amanti delle due ruote. E la Val di Fiemme non è solo due ruote da strada, on road come si dice, ma anche centinaia di sentieri mountain bike da percorrere con l'e-bike, quindi le due ruote sono un'opportunità davvero significativa per scoprire un territorio ricco di arte, cultura e tradizione come la Val di Fiemme. D'altronde siete famosi perché voi Val di Fiemme siete la magnifica comunità, no? 900 anni che avete una gestione autonoma del vostro territorio. Una tradizione radicata nel tempo, 1111 è la data di costituzione della Magnifica Comunità, questo ente sovracomunale che si preoccupa di gestire in maniera collettiva i boschi, le foreste e anche le acque della valle, quindi una tradizione di condivisione del bene, di trasferimento della ricchezza naturale anche in qualcosa che significa benessere per la valle, per i suoi cittadini. Quindi, e soprattutto anche per i tanti turisti che vengono, perché ricordiamo i numeri della Val di Fiemme sono importanti, no? Sì, gli ospiti, il turismo in Val di Fiemme rappresenta una delle principali economie assieme all'artigianato e al mondo rurale dell'allevamento del bestiame. È una valle interessante da scoprire non solo dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, ma anche dal punto di vista culturale. Si citava prima la magnifica comunità con i suoi spettacolari palazzi e le sue grandi opportunità. Grazie a Giancarlo, siamo quasi in chiusura, però parlando di sport, abbiamo parlato della marcia lunga e adesso mi perdonano gli amici estivi di outdoor estate, io ho nel cuore la mitica 3-3, quest'anno grande novità, Tullio, Madonna di Campiglio, sì. La 3-3 viene spostata, non è più, era sempre il 22 di dicembre, sì. Giusto? Sì, quest'anno sarà l'8 di gennaio ed è una data anche un po' anomala per noi, ma comunque siamo pronti, sarà dopo le feste, quindi il comitato organizzatore, che è un comitato importante, che sta lavorando molto bene, si farà trovare pronto. Sì, la 3-3 per noi è un po' l'evento clou, più importante di tutto l'anno, insomma, si lavora tutto l'anno per questo evento, quindi stiamo già... C'è un comitato con il Presidente Conci, con il Presidente Lorenzo, Conci Matteo Bonapace, sì. Loredana Bonazza, tutti in prima fila. Siamo in chiusura, due parole per chiudere... Sì, no, io volevo ringraziarti Floriano, perché questi incontri ci fanno vedere, ognuno di noi è impegnato nel promuovere, nel valorizzare le proprie località e la propria valle, però questi incontri ci fanno vedere veramente quanto è bello il nostro Trentino e oggi io ho visto delle immagini favolose anche di posti che purtroppo sono molto vicini a me ma non ho mai visitato, quindi mi invogliano, mi stimolano per andare qui dai nostri amici a trovarli, soprattutto durante l'estate, perché veramente è una stagione. Grazie a tutti, veramente parole che veramente... fanno piacere sentire, fanno piacere appunto diciamo essere capiti. Questo ti fa onore a Tullio Serafini, che è il nuovo presidente d'azienda per il turismo di Madonna di Campiglio Pinzolo e di tutta la Val Rendena, un operatore pubblico, un amministratore pubblico, vice sindaco del comune di Tre Valli, nonché maestro di sci. Ecco perché, guardate quanto è bello, ecco perché tante donne, diciamo una volta, stamberde fa, come diceva una volta, dai, perdonami, grazie, dai, ma no, è la verità, d'altronde, siamo tutti esterni. Grazie, quindi a Tullio Serafini, a tutta la Val Rendena, grazie a Diego De Carli, un invito. Ma l'invito, noi abbiamo la mountain bike, quindi sul sito troviamo tutti i tracciati GPS, visichiese.it, ricordo poi a settembre il Festival della Polenta, la festa del latte, la desmalgata di Boniprati, tutto un'altra sul sito? Zona,
visitchiesi.it. Buoni prati, zona meravigliosa da andare a vedere. Grazie a Stefania Schir della bellissima Alpe Cimbra. Due parole per un invito, il sito? Il nostro sito è alpecimbra.it e poi ne abbiamo un altro dedicato proprio al mondo bike, alpecimbrabike.it. Grazie quindi a Stefania Schir, che è la responsabile degli eventi di questo bellissimo territorio che è l'Alpe Cimbra, un territorio vicino da non crederci, facilmente raggiungibile dalla parte del Veneto e dall'autostrada del Brennero. Salutiamo il presidente Michael Reck e la direttrice Daniela Vecchiato, come salutiamo gli amici della Val di Fiemme. Giancarlo, per chiudere. Tante sono le cose da comunicarvi, per approfondimenti venite sul nostro sito che è visitfiemme.it, dove potrete trovare tutti gli approfondimenti per scoprire il nostro territorio. Grazie ai nostri amici che ci sono venuti a trovare, grazie a voi che ci avete seguito, noi ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza, avete maggiori informazioni sulle nostre produzioni televisive, potete vedere questa puntata e tutti i format televisivi che produciamo, andate sul sito sportor.tv e potete anche con il vostro telefonino, con la vostro personal computer, anche con l'applicazione sportor.tv su YouTube, Dailymotion e sulle smart TV di ultima generazione. Ciao! E arrivederci alla prossima occasione da Floriano Moboni. Sali in quota, avvicinati alle montagne del Trentino occidentale con Funivi e Seggiovie. Fino a settembre le località dell'associazione Skirama Dolomiti ad Amello Brenta ti aspettano per scoprire gli itinerari più belli. Se acquisti adesso lo ski pass stagionale del prossimo inverno avrai libero accesso agli impianti di risalita tutta l'estate. Vivi con noi una stagione di emozioni. Info su skirama.it. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca, vela e catamarano. Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Salice, fatti di sport. In collaborazione con Skirama Dolomiti ad Amello Brenta, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Val Sugana, Funivie Folgarida e Marileva, Val di Fiemme, Valle di Ledro.